Alcuni testimoni, figli spirituali e frati, dicono che si fermava davanti a quella culla dove c'era il bambino in adorazione, fissandolo e adorandolo, contemplandolo. Perché Padre Pio aveva capito davvero che cosa è il Natale. Gesù, tu vieni nell'umiltà di una grotta, nella povertà di pochi panni e di una mangiatoia. Quando sei nato non vi erano festoni e luci. Il mondo non sapeva di te, eppure hai incontrato tanti cuori pronti ad accoglierti. Anzitutto Maria, poi Giuseppe, poi i pastori, poi i magi, poi Simone e Anna e tanti altri. Oggi tutti ti aspettano, ma quanti pochi ti seguono e ti amano. Fratelli, a noi la riflessione. Sia lodato Gesù Cristo.